Samsung. Fuck. Siamo in questa merda per fare un sacco di soldi, non per perdere tempo con queste stronzate. Guarda, guarda, guarda. Io sto a posto. Non lame, non lame. Io sto a posto. Non lame. Venite che lame e prendete i calci in bocca. Non lame, fis, fis, cuoricini. Mandiamo baci a questi hater. Solo bacini, manda un bacino, Izzy. Bacini. Bacini da tutti, vogliamo bene. Peace, bacio peace. Della morte questo, fra. No, no, questi sono baci d'amore. Prima dell'uscita dei singoli, Pesi sul collo e Cavallini diventati ormai pezzi pilota del gruppo. Nella padella bollo e cocaina, trasformo pacchi in contanti, orologi, mamma conta bene i soldi, troia sta lontano dai miei sogni, essere ricco per mia nonna e per i miei giovani, bulli dark, gang, triplo sette in cucina, chiamaci cyborg, non parlo con le guardie, ci pensa il mio avvocato. Prima dell'uscita di Sportswear, che con le sue 8 milioni di views è diventato il pezzo più popolare della Dark Polo Gang. Soldi in mano, l'assegni, il mio culo sopra la Bentley, bim bam bam, sta fumando, ferro in mano come Rambo. Prima di aver conquistato l'intero web con il loro culto 777 e con il carisma dei loro personaggi. Guarda, sinceramente dei due zoccoli nel video non ci interessa perché siamo belli come il sole, cioè bastiamo noi. Le zoccole vogliono soltanto la fama. Poi le zoccole ci fanno schifo. E vogliono solo quel cazzo di soldi. Le zoccole nei video vogliono soltanto la fama. Amore di amore. La gang è per sempre, la gang non si infama. Yeah, dicevi non famo le ride. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Top Show TV, io sono Etam e questo è un nuovo episodio della serie Rapper prima di diventare famosi. Negli scorsi episodi avete votato i numerosi la Dark Polo Gang, quindi ragazzi in questo video andremo a ripercorrere insieme la loro intera carriera. Assicuratevi di lasciare un commento qui sotto con il nome del prossimo rapper che volete vedere nel prossimo episodio di questa serie, lasciate un bel mi piace già da adesso per supportare il video. Io ragazzi direi di non perderci più in chiacchiere e di incominciare subito con il video. La Dark Polo Gang è un gruppo di rapper romani formato da 5 membri. Partendo da un ordine totalmente casuale, il primo membro è Darkseid. Arturo Bruni, questo è il suo vero nome, è nato nel 1994. È figlio del famoso regista italiano Francesco Bruni, appare infatti in diversi suoi film come comparsa. Arturo fin da ragazzino era affascinato dal rap e seguiva un po' dappertutto il rapper romano Amir, sia nelle giornate quotidiane che nelle giornate sul set, facendo anche qualche apparizione come comparsa in alcuni video. Uno di questi è il videoclip di Sognando in Grande, un brano di Amir feat. Da poco è stato inoltre annunciato che prenderà parte al cast di Tutto quello che vuoi, film in uscita a maggio 2017. Troviamo poi Nicolò Rapisarda, in arte conosciuto come Tony F, è un rapper classe 1991 ed ha un passato da attore in diverse fiction e film. La carriera di Tony F sarebbe iniziata al cinema, prima in Viaggio di nozze con Carlo Verdone e qualche anno più tardi con Paparazzi di Neri Parenti. Ha partecipato poi in fiction come La storia siamo noi, Tutti per uno, Ma il portiere non c'è mai e L'ombra del gigante. Ma perché papà? Hai deciso di tornare al lavoro? Vedo di che bel cimitero, io vado a scuola. Cosa di papà? Perché domani? Mamma, mamma, ho preso una cucinella. Che bella. Non le fare del male, però. Guarda come scappa. Vedi? Il tuo gigante nero è l'ombra di un uomo. Tutta colpa del gigante e del suo incantesimo. Il terzo membro della Dark è Dylan Thomas Cerulli, classe 1994, conosciuto da tutti con il nome d'arte Pyrex. Dylan ha origini americane e pare che sua nonna sia stata in prigione, così sembra da questa immagine postata sul suo profilo Instagram. Il nostro Dylan quindi ha sempre avuto il rap nel sangue, comunque avendo origini americane, visto che il rap è nato proprio lì. Pochi sanno che Pyrex ha un diploma in graphic design,
comunque ragazzi, l'istruzione è una cosa che non è mai mancata a nessun membro del gruppo. Troviamo poi Umberto Violo, in arte Wayne. Pochi sanno che in precedenza era conosciuto come Dark Violo. Umberto è un rapper romano nato il 6 novembre 1991. Wayne, ragazzi, è laureato in marketing e comunicazione. L'ultimo membro, ma non per importanza, è Sick Luke. Luke Barker è un producer romano classe 1994. Luke è il figlio del rapper Duke Montana, ex membro del Truce Clan. Luke, ragazzi, ha prodotto interi album per il padre, un pezzo significativo che rappresenta il loro legame padre figlio e rapper producer è sicuramente 94, brano estratto dal mixtape del padre Ro. Per me è stato un deterrente vede tutta sta gente spenta in mezzo alla strada che barcollava sempre, ecco perché non ho toccato quella heavy shit, anche perché stavo crescendo. Luke lo chiamo Kid, come avrei potuto comprarmi quella merda che poi forse gli sarebbe mancato qualcosa. Insieme a Charlie Charles è uno dei producer di punta della scena trap italiana, ha collaborato con nomi di spicco della scena rap come Emi Schilla, Sfera e Basta, Izzy e Tedua. Inoltre, ragazzi, il nostro Sick Luke ha prodotto anche per diversi rapper stranieri. Ad oggi può sicuramente essere considerato un produttore internazionale. Quindi Darkside, Tony F, Pyrex e Wayne formano la famosa Dark Polo Gang. Facciamo niente tutto il giorno e a un certo punto mi ha detto dai microfono, famo due rime. Ed è nata sì, da questo, da, diciamo, si può dire, da, come direbbe, no, Sorrentino, è nata da noia. Sempre odiato la scuola, quando tutti iniziavano a andare all'università mi sembrava la mia strada. Avrei potuto fare dei lavori, ma dei lavori molto umili, quindi per me sta cosa è proprio una benedizione proprio. Ho provato a sentire sti cazzo dei rapper italiani, ho visto che facevano tutti schifo, ho detto fondamentalmente potrei fare i soldi con sta roba e me ci sono buttato. La zona dei ragazzi che compongono questo gruppo è il quartiere Monti di Roma e le famiglie di questi membri sono più o meno tutte benestanti e colte, e comunque anche loro in un'intervista per la Rai hanno dichiarato ciò, quindi non stanno nascondendo assolutamente nulla. Luke escluso, perché è cresciuto comunque con il padre tra Los Angeles e Centocelle e ovviamente non ha avuto una vita così agiata e semplice come gli altri membri del gruppo. Il primo vero e proprio video ufficiale della Dark è Hypervenom e esce nel settembre 2014. Cantano Side e Pyrex. Sette colli con sopra il cielo cupo, divido cibo con il mio gruppo. Pensando ai soldi sono concentrato, diventare chi per sempre è un rompicapo. Dammi tutti i soldi e non rompere il cazzo, dammi tutti i soldi e non rompere il cazzo. Facci venire il sangue alla testa, sangue dal naso, vernice fresca, taglio corpi come burro mozzarella, fra tagli in giro fra coratella, metti il ferro sopra la tempia, c'ho il mondo in mano, il dito sul grilletto, Dark Polo Gang, Boy Armageddon, piovono bombe sui grattacieli. Dopo un po' di tempo si uniscono a loro anche Tony, Wayne e Bangers. L'11 novembre 2014 esce la prima traccia cantata da tutti i membri della Dark Polo, sto parlando di Ghost Track. Alzo soldi per la mia squadra, vuoi beccarci giù in piazza? Ho soldi in tasca come se non ci fosse una banca. Voglio la testa di chi parla, la mia squadra non parla. Parli di noi bastardo, scappa, scappa. La mia tipa dice che sono troppo violento. Amore con la squadra, ho fatto il giuramento. Fanculo io non mento, se abbassi gli occhi a tradimento puoi chiamarmi anche Tony lo svetto. Da quel momento susseguirono altri 3 o 4 semplici singoli e il 5 aprile 2015 venne pubblicato Alien, il primo brano prodotto da Sick Luke, e nel video troviamo anche la sua prima apparizione. Dark side fotto col lato scuro, quindi andrò all'inferno. Bomber con un fumetto nel lato sinistro interno. In giro da solo solamente con mio fratello. Vorresti fottere la gang, sei solamente un poveretto. Haha, vi rido in faccia mentre rollo erba accendo. Dark dark, triplo 7 è la gang che rappresento. Da lì a poco si diffuse il loro motto, triplo 7, che per chi non lo sapesse è la combinazione vincente che si ottiene nelle macchinette. A questo punto del percorso possiamo notare il distacco di Bangers, che decide di intraprendere una carriera come solista e comunque dagli ultimi video secondo me non sta andando affatto male. Nel 2015 esce Full Metal Dark, album d'esordio del gruppo, un mixtape composto da 13 brani
e questo, ragazzi, è considerato il primo vero e proprio lavoro ufficiale del gruppo. Bevo e fumo, i miei fra parlano russo, basket, cucine, pezzi e cintura Gucci. In giro con la gang non parliamo con nessuno, dal polo Yakuza giocando a roulette russa. Bevo e fumo, i miei fra parlano russo, basche, cucine, pezzi e cintura Gucci. Il 2016 è stato un anno particolarmente intenso per la Dark Polo Gang. Il 10 marzo 2016 uscì Crack Musica, il disco di Tony F e di Side, interamente prodotto da Sick Luke. Il mixtape fu anticipato l'anno precedente da diversi estratti. Il 19 settembre uscì la title track Crack Musica e il 6 ottobre 2015 uscì uno dei pezzi più popolari del gruppo. Sto parlando di Cavallini, brano prodotto da Sick Luke e Charlie Charles. Lini, pezzi nei jeans, la fissa dei soldi è quella delle bici, scarpe di marca, le Polo Ralph Lauren, quando fuori piove tu comunque ci trovi qui. Cavalli corrono per me, puoi chiamarmi Don Infantino, è per questo che vivo essere ricchi per sempre, sto in paranoia. Pezzi, buste nella mia Fendi, 5 grammi sto fumando il dito di un gorilla, giuro. Se non parli di soldi non sento cavallo, passo nel rione all'angolo, non mi fermo. Grazie a Cavallini la Dark Polo divenne il gruppo di trapper mainstream per eccellenza. Seguirono poi altri estratti dell'album come Swisher, un feat con Izzy, Cici e Mafia, il brano più famoso di Crack Musica. Bacio in bocca come i mafiosi, smeraldo al collo, sto mescolando coca da nord a sud, in ogni piazza di Roma. Parli di me, tu a casa a fare cosa? Baci in bocca come i mafiosi, smeraldo al collo, sto mescolando coca da nord a sud, in ogni piazza di Roma. Parli di me, tu a casa a fare cosa? Il 19 maggio 2016 esce il mixtape di Dark Wayne, sto parlando di Succo di Zenzero volume 1. L'album è composto da 12 tracce prodotte da Sick Luke e Nino B, con i featuring di Side, Pyrex, Sfera e Basta e Tony F. I brani estratti più famosi sono Riviste e Pesi sul collo, pezzo forse più simbolico della gang. Porto pesi sul collo, tra un po' mi esce una gobba, sai che non la passo. Cristiano Ronaldo, i miei fra stanno fuori a spalare merda al dettaglio. Sto contando non distrarmi, Aguile, Giorgio Armani, un Sandex tra le mani. Dark Gang non siamo umani, tesoro siamo alieni. Il singolo Al di là, uscito il 14 luglio 2016, anticipò l'uscita dell'album di Pyrex, Le Dark Album, che uscì il 31 ottobre 2016. Mentre il resto della DPG si faceva conoscere con vari progetti, Pyrex rimase piuttosto arretrato a livello di fama rispetto ai suoi compagni. Inizia ad acquisire la sua fetta di pubblico rilasciando una serie di estratti dal suo primo album solista, quasi interamente prodotto da Sick Luke. I primi estratti che spiccano di più sono Oxicodone, Bello Figo Dark e Fiori del Male, in collaborazione con Sfera e Basta. Fiori del Male rappresenta anche la seconda coproduzione di Sick Luke con Charlie Charles. Il brano, ragazzi, riuscì a diventare virale in pochissimi giorni, sia in Italia che all'estero. Qui per decollare non ci puoi fermare. Il tuo odio mi scivola addosso. Non ce l'hai con noi, ce l'hai con te stesso. Non vedo un cazzo come un uomo cieco. Diamante al collo si muovono a scatti. Io e la gang abbiamo dei problemi. Piscio sopra i soldi, butto soldi a terra. Catene a maglie fredde come ghiaccio. Brillano così tanto che non riesci a guardare. The Dark Album fu un successo e uscì in contemporanea con il singolo pilota Dark Boy, prodotto da Sick Luke e Nino B. Seguì poi l'uscita di Cosa, rilasciato il 2 novembre 2016. Al microfono troviamo Side e un'insolita produzione di Daniel, membro del culto. Il 23 novembre uscì Sportswear, un altro estratto di The Dark Album. Cantano Pyrex e Tony F. E la grandiosa produzione di Sick Luke riesce ad elevare la traccia ad un altro livello. Il pezzo riesce a diventare in poco tempo il cavallo da battaglia del gruppo. Rockstar come Jimmy Andrews, si scelta con le barche come l'Iron Maiden. Hanno problemi con la mia swagger. Si fa 37 non t'offendere, chiamo Donny, vieni a prendere. Fatto come Mick Jagger, fai finta come un wrestler, voltato come un emo, sto pensando soltanto agli euro. Il 2017 è l'anno di Twins, ragazzi. I protagonisti dell'album sono Wayne e Tony F.
ad anticipare Twins è il singolo di Wayne, Spezzacuori, pubblicato il 26 gennaio 2017, prodotto ovviamente dall'impeccabile Sick Luke. Il video, ragazzi, è stato amato dai fan e straudiato dagli haters che comunque c'erano già. Piccolo bastardo, piccolo spezzacuori, la tua diva la conquisto con un mazzo di fiori. Feria che tempora, è cotta a puntino, ha una mia foto nella borsa come fossi un santino. Piccolo bastardo, piccolo spezzacuori, la tua diva la conquisto con un mazzo di fiori. Feria che tempora, è cotta a puntino, ha una mia foto nella borsa come fossi un santino. Il resto della storia la conoscete già, perché questo è prima che diventassero famosi. Mi raccomando, ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti il nome del prossimo rapper che volete vedere nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel mi piace, è molto importante, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per tenervi aggiornati sugli ultimi contenuti che verranno caricati qui su Top Show TV. Nella descrizione, ragazzi, trovate il link della pagina Facebook e del profilo Instagram, quindi ragazzi è molto molto importante seguirmi anche lì. Ora ragazzi, è giunto il momento di salutarci, vi ringrazio per la visione e per il tempo che mi avete dedicato, noi ci vediamo ad un prossimo video. Il nostro è un messaggio positivo, noi diciamo fai soldi, ma non è fai soldi, te vuoi fare un'altra cosa, spacca in quello, capito? Vai fino in fondo in quello. Voglio di più. E non mi vergogno di voglio di più, capito? Non deve essere una vergogna, deve essere un obiettivo, dire oh, io voglio di più. E se ce l'ho, lo voglio far vedere al mondo. Te sai che c'è sto il sistema, quindi accetti, dici sti cazzi, accettamolo. Non è che fai le cose per arrivare a terzo o secondo, cioè le fai per arrivare a primo. Stiamo sempre in guerra, no? Vincere per sempre.